Mister, esordio amaro che dai oggi sulla panchina della Nocerina, al di là del risultato che potrebbe, giustamente attendiamo poi i risultati di fortuna di domenica e gli altri di mercoledì, la quinta posizione potrebbe essere un po' a rischio, ma quello che fa più preoccupare è l'ennesima prestazione della Nocerina, incolore, incapace di produrre gioco e soprattutto incapace di inserire la porta avversaria. Anche oggi un solo tiro sul calcio di rigore, al di là di come è stato tirato. Tiri dello specchio della porta, non penso che ce ne siano stati. Allora ti posso già contraddire perché forse l'azione di Gianmarco Gaetano che è Sì, arrivata a abbiamo Torino iniziato. è quella è una nitida occasione da gol. Comunque, al di là di questo, perché giustamente abbiamo perso, c'è poco da dire, anzi, è facile adesso buttare la croce sulla squadra, sui giocatori, c'è tutto, ci sta, perché quando si perde purtroppo in mal modo. Anche forse tra virgolette in un modo che non tutto sommato forse non meritavamo, anche giocando a tratti, giocando male, abbiamo avuto, nonostante, ripeto, abbiamo giocato in un certo modo, siamo riusciti, io parlo del primo tempo, il secondo tempo i primi 20 minuti siamo rimasti negli spogliatoi. Questo è vero, cioè, perché non ci hanno dato la possibilità di giocare, ha giocato solo l'Altamura. Questo, infatti, io ho fatto dei cambi perché abbiamo sofferto tantissimo, però è ovvio che in questo momento siamo tutti rammaricati, siamo tutti arrabbiati, abbiamo altre 3 partite con la speranza che possiamo fare il bottino pieno in queste 3 partite, perché ci sono le possibilità, però ovviamente dobbiamo trovare le motivazioni giuste, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Trovare le motivazioni giuste, dove ovviamente ha detto lei, dopo due sconfitte, sarà un po' dura. No, non sarà duro, perché poi ti viene in automatico, cioè uno che sa di aver perso, di aver fatto una brutta figura sia la penultima che l'ultima partita, penso che ai giocatori qualcosa arriverà. Che è impossibile, io l'ho fatto, quindi diviene normale, spontaneo dare quel qualcosa in più per poter cercare di rimediare queste 2 sconfitte consecutive. Beh, da dove ti vuoi ripartire da oggi? C'è qualche aspetto Si può ripartire, ovviamente già col fatto che è arrivato il nuovo responsabile dell'area tecnica, quindi già sapendo ovviamente che molti si giocheranno il posto, molti giocheranno l'eventuale rimanenza qui a Nocera, quindi penso che alla fine avremo modo di poter trarre qualcosa di positivo da questi ragazzi.